ed eccolo che avanza, lui cosciente della chiamata del Signore e noi tutti che nulla sapevamo. Si prepara il sacrificio della messa. Tante rose rosse, 2000 rose rosse intorno a quell'altare di Santa Maria delle Grazie. Sapevano di sangue e sapevano di speranza e sapevano di preghiera, profumavano di amore ed erano accese al sacrificio. Significava rivivere la passione e la morte del Signore. Quella passione e quella mistica morte che arrivi sempre con te per ottenere insieme a Lui la resurrezione e la vita per tutti noi. Il sacerdote che celebra la messa è nostro Signore. A Lui è data l'infinita onnipotenza del Padre, la sapienza del Figlio e la santità del Divino Spirito. Ma verso l'altare, come Gesù andava verso il Calvario portando il peso della croce. Per Padre Pio la messa era una sofferenza vera, profonda, sentita in tutte le fibre del suo essere. Ed ingannato sesso del Spirito Santo e Maria Vita nel tomo fatto testo. Crucifisso sette fra nobis e fonte di lato, passus e decimo sesto. E se resurresce tu testi a via secondo le scritture, e l'ascende in cielo ma se da destra non parli. E tinte, vendolo sette come gloria, io dei cari vivo se ne mortus, questa retta non era più finita. E ti ne spirito lo stando con donne di cambi, padre figlio che procedi. Qui come padre e figlio, si vuole adorare e glorificare, tu la conoscesse per profeta. E tu la santa, ma cattolica, ma apostolica, ma cristiana. Convidi a uno battissima, i terremissioni per peccatori, ed aspetta la resurrezione vostra, la tua vita, mentre ti seguiamo. Il bianco lenzuolo, il corporale, si appresta a ricevere il calice del Signore, simbolo di colui che tutto il suo sangue ha dato per l'umanità. Accetto, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, questa ostia immacolata che indegno tuo servo offre a te, mio Dio, vivo e vero. Su quella patena, Padre Pio, raccoglievi tutte le nostre ansie, i nostri sospiri, i nostri desideri, le nostre preghiere e li offrivi con Gesù all'Eterno Padre. Si vede in quella mano sinistra il sangue che è uscito dalla piaga. Sono le ultime gocce di sangue, Padre Pio, che escono per noi. Il tuo segno di croce è come il segno di croce fatta dall'ala di un angelo. Le tue braccia sembrano non avere più la forza degli uomini, perché ormai sono abbandonate al bacio di Dio. Messa di Padre Pio era una continua meditazione, meditazione a cui partecipava tutto il suo essere. Come poteva il Signore non ascoltare le parole del suo servo,
sacerdote del Signore, com'è grande la tua missione. Posto fra cielo e terra, tu congiungi la terra al cielo e il cielo alla terra. La misericordia di Dio ai peccati degli uomini, il pianto degli uomini al sorriso di Maria e da Maria su verso il cielo. Ecco il momento più intenso, il momento in cui il celebrante si prepara a sacrificare il Signore. Lo diceva Padre Pio. Ecco il momento culminante di tutto il sacrificio della Messa. Padre Pio lo sa che con quelle parole rinnova la passione del Signore, crocifigge il suo Dio, procura al suo Dio di nuovo la morte, in modo mistico ma reale, e rinnova il sacrificio della croce. E siccome Gesù non può morire, è Padre Pio che muore. Ecco, si innalza il calice del sangue del Signore. Questo sangue è sparso per gli uomini. Anch'io, tuo fedele servo, lo sparso. Non ce n'è più di sangue, Signore. Puoi raccogliermi in cielo perché più nulla da dare alla terra. Tu hai voluto che tutto io potessi dare. Tutto mi hai fatto dare. Che questi figlioli da questo sangue raccolgano frutti di speranza. Ti adoro, sangue di Cristo, unito al tuo corpo. Quel giorno della crocifissione, quel sangue era separato dal corpo tuo, come in questo momento, nelle apparenze esterne, è separato il vino consacrato, il tuo sangue, dall'ossa consacrata, il tuo corpo. Nell'uno e nell'altro c'è corpo e sangue, ma gli occhi degli uomini vi vedono distanti. Così, o Signore, fra pochi momenti, fra pochissime ore, l'ultimo sangue che mi è rimasto sarà separato dal mio corpo. O Gesù, che nel giorno della resurrezione possa insieme essere riuniti per la tua gloria. L'immensa commozione fa versare lacrime, Padre Pio, lacrime che vorrebbe nascondere. Nostra preghiera va alla Madonna, Maria, copri col tuo manto le mie lacrime affinché i miei figlioli non abbiano a essere troppo addolorati. E te divina in istituzione, formata da Massadice, da Padre Nostro, che si cede. Santa Vice, nel nome di tu, ad averne essere in tu, mio fiat, volontà tua, sconcetta. Padre nostro, quotidiano per la nobisodia e la vita nobisodia per la nostra. Sigo te da nostri, smetti mi stimitare per la nostra e te ne nostri in tutta la situazione. Per deliberare la nostra mano. E si spezza l'ostia come l'ultimo grido della vita. Così si è spezzata la tua vita, Gesù Redentore, così si sta spezzando la mia. Sarò spezzato, sarò infranto, piangeranno intorno a questa mia salma, Signore. Se è l'ultima volta che ti stringo fra le mie mani, prima che tu possa stringere la mia anima al tuo cuore. Un giorno verrà che mi abbraccerai di nuovo, Gesù, nella gloria dei santi, nel giorno della risurrezione. O Gesù, vieni per l'ultima volta nel mio cuore,
che il cuore del tuo servo, in questa intima comunione che è di terra e di paradiso, la tua carne nella mia carne, il tuo sangue nel mio sangue, il tuo abbraccio nel mio abbraccio, io mangio te, tu mangi me e formiamo una cosa sola. O Gesù, a rivederci appresto, sai, tutti questi figlioli che stanno qui intorno, che fanno festa, non ne sanno nulla, stanno pregando, sperando, ho lasciato loro un testamento, una missione, un mandato, Signore, fa che sia sempre con loro. Gesù, ti ricordi la mia prima comunione? Ora questa è l'ultima mia comunione. O dolce Gesù, arrivederci fra poco in paradiso. Lo vedi, Signore, questo pezzetto di ostia si è unito al tuo sangue dentro al calice. Anche l'anima mia sarà unita alla tua. Abbi pietà di me, peccatore, Gesù, come faccio io, piccola cosa, a ricevere il Creatore del cielo e della terra? Batti il petto con la mia sanguinante mano. Signore, purificami da tutte le mie colpe. Guarda tutta la mia vita. Ho cercato di amarti. Tanto poco, Gesù, ma quel poco era tanto. Signore, ho quasi paura che tu sei dentro di me. Non manifestare tutta la tua potenza, se no mi fai morire. Ma ormai puoi farlo pure, perché devo morire. Tu hai bisogno di nutrirti ancora della carne, degli uomini, peccatori e poveri. Hai bisogno ancora di setarti al nostro sangue. Per questo è una comunione, è un'unione comune con te. Padre Pio, insegnaci a ricevere il Signore come lo ricevevi tu, con tutta la gioia, con tutto il fremito, con tutta la speranza delle anime nostre. C'è qualcosa di grande in questa visione, quasi quasi trascendi i tempi e lo spazio. Un giorno, Gesù, ci sarà la grande comunione nel giorno del giudizio. Padre Pio, in quel giorno sacci accanto, affinché possiamo vedere la gloria del Padre insieme con te, con i nostri occhi risorti nella luce, con i nostri cuori palpitanti nell'eternità, con il nostro sorriso. E tu, oh dolce Maria, che questo Gesù hai portato nel grembo, che questo Gesù ci hai donato come piccolo pargolo, come fanciullo, come maestro, come sacerdote e vittima, dacci la risurrezione in questo bambino. Noi prendiamo la nostra comunione. Ogni comunione è la prima comunione e vogliamo la tua innocenza, piccolo fanciullo e giovane sposa del Signore, vestita di un velo bianco di purezza e di speranza, di santità e di fede. O Maria, salva tutte le donne del mondo e le tue creature, tutte le spose e tutte coloro che per te pregano e a te si offrono, il sorriso della giovinezza e il canto dei nostri cuori. Fortunata bambina, che ricevi la tua prima comunione e l'ultima comunione data da Padre Pio, la racconterai ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ora, Padre Pio, come vorresti essere nascosto, che nessuno possa vedere il tuo intimo colloquio con quel Gesù che hai nel cuore? Cosa gli stai dicendo al Signore in questo momento? Forse lacrime, forse gioia, attesa trepidante del giudizio del Signore, abbandono confidente nella sua bontà, gioia esultante di vederla ancora, triste pianta di non poter abbracciare più i tuoi figli, i tuoi fratelli, le persone a te tutte care, tutte quelle che ti abbiamo raccomandato, che abbiamo messo nel tuo grembo, nel tuo cuore,
guardacele tutte nel paradiso e il tuo corpo santo possa in ogni istante proteggersi. Che quel vino e quell'acqua che non sono stati consacrati, che ora stai prendendo, siamo noi anime del mondo non consacrate come te al Signore. Fa che in un unico corpo riunite un'unica gloria cantino e un'unica preghiera levino e un unico riposo abbiano. Padre Pio, quanto sei stanco. Ogni mossa è un dolore, ma soprattutto è un'incertezza fra stare fra terra e il cielo. Sono qua o sono là? O il cielo è disceso qui? Non lo posso sapere. Mi aspetta la messa in paradiso. Oh Gesù, lasciami in pace. Ci sono i fedeli che mi guardano. Se la macchina è la presa che sta puntando l'obiettivo su di me, se tu mi incanti in questo modo, che succede? Deve essere pulito il calice fino all'ultima stilla del sangue del Signore. Purificate ancora il mio corpo come purificate questo calice, perché dovrà presentarti immacolato al giudizio di Dio e allo sguardo degli angeli, alla carezza della Mamma Celeste, al mio San Francesco, a Sant'Antonio, a tutti i santi che aspettano lassù. O Signore, non vedi come stanno tremando di gioia di avere con loro Padre Pio? Ma non vedi anche il pianto delle creature che rimarranno su questa terra? Sembra in questo momento di sentire le parole del Salvatore. Costei ha preparato il mio corpo per la sepoltura. Sembra che Padre Pio voglia profumare fino all'ultimo intimo questo calice, come se volesse lavare quella carne sua che fra poco riposerà nella pace del Signore. Mai è stato così meticoloso come in quest'ultima messa. Ancora acqua, ancora vino, ancora purezza, ancora fuoco. Ora si rimettono i guanti che lo coprono. Ah, che grida che abbiamo mandato in questo momento. È stato l'unico segno premonitore che Padre Pio stava per partire. Ci siamo spaventati tutti, ma nessuno di noi ha capito, tranne qualche anima eletta a cui l'aveva confidata. Non so come abbia fatto la folla in tutta la chiesa a mandare un urlo, perché molto pochi potevano vedere questa oscillazione del Padre. Era l'ultimo saluto. Che Dio vi benedica, figliole. Addio, dolce immagine di Santa Maria delle Grazie. Addio, bella chiesa costruita col sudore, coi sacrifici e l'offerta di tutto il mondo. Addio, dolci messe celebrate quando ancora il sole non era sorto. Addio, sole del Gargano, che nasci laggiù, dalla spiaggia di Manfredonia, dal mare bello, splendente, lucente di questa mattina. Addio, mia terra, vi verrò dall'alto dei cieli e verrò a passeggiare in mezzo a voi, sarò sempre presente. Piccola segliola, che mi hai tanto servito, che Dio ti benedica. O voi luci, o voi rose, ornerete la mia tomba. Amen.